Buongiorno a tutti, essendo tutti mascherati io mi posso smascherare così respiro mentre parlo. E una conferenza stampa un po' particolare perché sarebbe dovuta tenere nei primi giorni di marzo, fine febbraio, perché era programmata, diciamo, in prossimità di quello che è stato poi tutto il Non è che non c'è periodo. audio, è vero? Mi dicono che non c'è Non c'è audio. audio? Sì. Dov'è il Comunicate tecnico? se sentite. Non c'è. Perché qualche volta devono sbloccare dal microfono che è bloccato là. Mi è capitato anche un'altra volta, al viceversa. Che io pensavo fosse bloccato e invece era aperto. Tutto ok, papini, quindi direi Si che si sente? sente? Tutto Ok, ok. benissimo. Allora dicevo, poi l'emergenza Covid l'ha bloccata, nel senso che l'abbiamo rinviata oggi, con anche questa particolarità di avere il giorno in cui i contagi sono a zero dopo mesi e mesi. Questo non è che era calcolato, chiaramente. Oddio, avevamo previsto che negli ultimi 5 giorni di maggio avremmo raggiunto questo famoso zero in tutte le province. Però chiaramente non lo sapevamo proprio oggi, in coincidenza con la conferenza stampa, che ci fa solo che piacere. È una cosa che per me è un'abitudine, dico da amministratore, e che può sembrare insolita, quella di andare a rendicontare il programma elettorale. Quindi quello che vedete in immagine, c'è scritto in alto 2015, se no uno poteva pensare che è una grande scoop, che era il programma del 2020 in avanti. No, è il vecchio programma elettorale, quello che 5 anni fa è stato presentato di fronte ai marchigiani. Ed è proprio il testo quello, con tanto di colori e grafica originale, che uno può andare a scorrere e rileggere a distanza di 5 anni per farsi una domanda fondamentale, ovvero, ma il programma elettorale è stato realizzato, non è stato realizzato, è rimasto nel cassetto, si sono dette delle cose ai marchigiani, poi ne aveva fatte delle altre. Cioè, come sono andate le cose? Che a mio giudizio dovrebbe essere il fatto più normale nel rapporto fra i cittadini e il governo di una comunità. Cioè il rapporto più prevedibile è quello che uno dichiara, prende degli impegni e poi si va a vedere se effettivamente questi impegni sono stati realizzati, mantenuti, frequentati e via dicendo. Cosa abbiamo fatto? Quindi, in corrispondenza di tutti quelli che sono i punti del programma elettorale, abbiamo trasformato in un documento digitale, che è online da oggi, dico bene? Sì, Quindi infatti, disponibile in alla rete fine della... da oggi, dove si può andare punto per punto di quello che è stato il programma elettorale, andare a verificare le realizzazioni. Quindi dei link si clicca su, come adesso vi facciamo vedere, su una voce, Marco Unite del Turismo, per esempio. Clicchiamo lì e si apre. E poi i dettagli, dentro lo specifico, sviluppo e valorizzazione delle marche, obiettivo di programma, obiettivo del servizio, descrizione dell'intervento, il valore dell'intervento economico, non sempre, non tutti i tipi di interventi hanno un valore economico, se ha una località in cui è stato realizzato, è chiaro che il turismo ha coinvolto tutta la regione, e lo stato di attuazione di questo punto. Il semaforo sta a indicare se sostanzialmente l'obiettivo è stato raggiunto o meno. E la cosa interessante è che questi 5 anni molto particolari, perché caratterizzati da due emergenze, una l'emergenza sisma, l'altra l'emergenza Covid, questi due impegni extra non previsti, molto forti, ci aggiungerei una terza grande emergenza che è stata l'Eldorica, che ci ha impegnato moltissimo come strutture per poter articolare una risposta in maniera adeguata. Un'altra era prevista, ma forse l'impatto superiore al previsto, il passaggio delle province dalle competenze alla regione. È stata un'altra partita di grandissima dimensione. Comunque, diciamo, al netto delle grandi emergenze, in realtà la stragrande maggioranza del programma è stato realizzato. Quindi ognuna di queste voci ha avuto investimenti, impegni, cose che rette, diciamo, dopo 5 anni. Perché non siamo abituati ad andare a vedere quello che era il programma elettorale, fanno anche impressione, perché diciamo, effettivamente c'era scritto così, poi è stato fatto. Per esempio, nella parte del turismo, leggo quello degli investimenti, che era la favorire la riqualificazione delle strutture turistiche, e effettivamente ci abbiamo messo 22 milioni di euro di contributo a fondo perduto,
a favore delle imprese che hanno riqualificato le proprie strutture generando almeno il triplo degli investimenti, 60 milioni di euro di investimenti e riqualificazione di strutture turistiche. O sul diritto allo studio, faccio degli highlights, dove era scritto su un impegno particolare sul diritto allo studio, il salto fatto in questi anni da oggi a tutti gli studenti marchigiani, il fatto di avere gli stessi diritti e di essere a livello nazionale fra i primi in termini di risposte sulle borse studio e sugli aventi diritto che hanno servizi adeguati sotto questo profilo. E così via, la cultura, mi ha colpito per esempio l'agricoltura di qualità, era un punto qualificante dentro il programma, è impressionante la mole di impegni che è andata in quella direzione. Quindi tantissimi semafori verdi, un programma realizzato nella quasi interezza, il segno di un governo che rispetta gli impegni presi con i cittadini, anche in situazioni straordinarie come quelle che ci siamo dovuti trovare con un terzo di regione colpita dal terremoto e con tutta la regione impegnata in emergenza sanitaria che ha il suo precedente nell'epidemia della spagnola del 1920, insomma degli anni 20, del dopoguerra, quello della prima grande guerra. Senza che li cercate voi, ve li dico io, quali sono i semafori rossi e gialli nel programma elettorale. Così faccio prima, vi risparmio la fatica di andare a cercare. Il primo rosso è il collegamento a 14 Porto di Ancona. Nel programma elettorale era indicato un punto molto forte sotto questo profilo, sapevamo che c'era un progetto in corso con un accordo fatto da Regione, Comune di Ancona e un'impresa che avrebbe realizzato questo collegamento. Sappiamo che la cosa è ancora da venire con gli studi di ANAS che stanno oggi valutando un'alternativa, ma siamo, diciamo, in una fase, quel punto così come era declinato sicuramente non è stato realizzato, ritenendo, vi ricordo l'incontro con Conte quando venne per la Quadrilatero e proprio come Regione ponemmo con forza questo tema di avere il paradosso di un'infrastruttura così importante come il porto che non è ben collegato con l'autostrada. Quindi una cosa che rimane, un impegno che rimarrà a chi governerà la Regione negli prossimi anni, se riterrà questa una priorità come l'abbiamo ritenuto noi. Poi nel TPL siamo la penultima Regione d'Italia come contributo e siamo rimasti la penultima Regione d'Italia come contributo. Quindi abbiamo un pro capite disastroso dovuto al riparto del Fondo Nazionale per una struttura unica. Sapete che le regioni chiedono il federalismo, questo che è una competenza esclusiva della regione, quindi che non dovrebbe andare a riparto, continua ad andare a riparto con una penalizzazione nostra molto forte perché lo storico resta quello del passato. Poi abbiamo due gialli. Uno è un giallo particolare perché il incoraggiare il futuro professionale delle donne marchigiane. Io quando ho detto il giallo ho detto qui non è che mi viene alla bora perché sappiamo che su questi temi... No, in realtà c'è un motivo, è un giallo che ha un motivo molto preciso, perché la Commissione Europea non consente misure dirette per imprese di questo tipo. Quindi abbiamo messo giallo perché? Perché grazie a misure trasversali si è comunque incentivato l'imprenditorialità femminile nella nostra regione, ma non l'abbiamo potuto fare con una misura diretta, quindi ci abbiamo messo un giallo come una cosa che ha avuto una risposta, ma non nel senso che diceva il programma. L'altro giallo nelle infrastrutture, per quanto riguarda l'E78 Fano Grosseto, perché è giallo? Perché i fondi effettivamente dopo tanti anni li abbiamo ottenuti, oltre 300 milioni di euro di fondi a favore di questa infrastruttura, ma non abbiamo visto neanche un metro lineare di infrastruttura realizzata. Quindi sotto profilo, chiamiamolo del governo, ritengo di aver fatto certo un passo in avanti, perché senza soldi è sicuro che non si realizza l'infrastruttura, ma veramente una vicenda incredibile che racconta per la milionesima volta il problema delle infrastrutture nel nostro paese, che benché da 3 anni questi fondi siano stati determinati, non si è visto un metro lineare di infrastruttura avanzare. Stessa cosa per il quadrante sud, dove anche i 30 milioni, ricordo, del miglioramento della salaria, sì, anche qui abbiamo avuto i 30 milioni, cioè c'è l'investimento in termini finanziari, ma ancora non abbiamo visto un metro di cantiere, l'unico è stato lì a Quasanta, ma non ci sembrava degno di diventare verde, come appunto l'abbiamo lasciato giallo. Quindi questi sono i rossi, questi sono i gialli, ma significa cosa? E lo potete verificare, perché andando a incrociare dati che sono suffragati anche da risorse messe a destinazione, descrizione del punto, e il raggiungimento di tanti obiettivi importanti, in un modo, io credo, il più corretto di tutti, che è quello di rendicontare. L'abbiamo fatto con tante slide in questi anni, mi sembrava importante un punto, chiamiamolo conclusivo,
che doveva essere a febbraio, ma lo facciamo oggi, simbolicamente anche in quella che doveva essere la fine naturale del mandato, perché siamo il 28, no? Teoricamente il 31 ci doveva essere il voto, quindi a 3 giorni dall'ipotetico voto, non abbiamo problema di silenzio elettorale o altro, perché il voto non ci sarà fra 3 giorni, però mi sembrava molto importante questo lavoro farlo vedere. In ultima istanza perché? Perché per me è stata anche l'occasione per ringraziare tutti i dipendenti, i dirigenti, tutti quelli che lavorano in tutti i settori della regione, dalla sanità a quelli che abbiamo citato prima, ai servizi di carattere generale che sostengono tutti quanti, perché io credo che aver realizzato in una misura così importante un programma elettorale sia possibile solo se c'è il contributo di ognuno. Da Ser Giacomi che sta qui a tutti gli altri che lavorano per la regione, perché è stato grazie a ognuno di loro che abbiamo potuto portare a casa questo risultato. La politica fa la programmazione, ha dagli indirizzi, ma poi chi cammina e fa camminare queste attività sono tutti i servizi, e nel servizio partecipano veramente tutti, cioè dal dirigente apicale a chi dà il suo contributo dentro l'attività che porta avanti. Una famiglia che si è molto allargata in questi anni, lo dicevamo prima con la provincia, siamo ormai veramente migliaia e migliaia di persone che lavorano in questo ente che è cresciuto come competenze e come attività, e mi sembrava giusto un ringraziamento ad ognuno di loro, perché dentro queste misure, in ognuna di esse, ci sarà il contributo che è stato portato, che ci ha permesso di arrivare a risultati così importanti. Lascio la parola alla Giunta che è qui con me, perché insomma, come squadra amministrativa c'è il Presidente, ma insomma, c'è anche tutta la Giunta accresciuta oggi a dare il proprio contributo, perché possono anche loro sottolineare o parti del programma che ritengono particolarmente rilevanti, o aggiungo cose che nel programma non ci sono. Ho fatto prima l'esempio di Erdorica. Erdorica nel programma non c'è come salvataggio, perché la ritenevamo allora salvata, mentre c'è Erdorica come diciamo quella l'ultima azione che stiamo facendo, questa delle start-up, come volontà di incrementare il numero di voli. Quindi anche nel finale insomma, di questo mandato cerchiamo di recuperare quello che era l'obiettivo originale, che non era salvarla, ma è chiaro che il salvataggio è stato fatto. Come questo esempio, tante altre cose che non erano nel programma elettorale, ma che sono state in questi anni realizzate come obiettivi importanti. Io andrei alla mano con Loretta Bravi e poi gli altri assessori. Io vorrei aggiungere brevissime cose. Innanzitutto mi interessa il metodo con cui si è lavorato per usare tutte queste risorse che il Presidente ha detto. E poi qualche aggiunta. Allora, diciamo che l'assessorato ha lavorato su 5 punti. Il primo, su una formazione educativa, tecnica e professionale, alta formazione mirata. Il lavoro più grosso che è stato fatto con i fondi sociali europei sono stati quelli di avviare una filiera produttiva di formazione mirata, con dottorati di ricerca, assegni di ricerca. Infatti gli assegni di ricerca sono ciò che è in aggiunta al programma, perché è una richiesta ultima, e quindi anche lì c'è 1 milione di risorse e 16 progetti che sono da aggiungere. Un altro punto fondamentale è stata la rete scolastica. In questi giorni tutti i marchigiani sanno quanto è importante avere generato una nuova rete scolastica, perché la rete scolastica marchigiana ha previsto le aree interne, le aree del sisma, il mantenimento dei presidi, l'apprendistato, il sistema duale, l'orientamento, il diritto allo studio e soprattutto la peculiarità dei nostri territori. Ci tengo a dire questo perché la rete scolastica è nata insieme alle imprese e alle associazioni di categoria e agli enti locali. Quindi abbiamo riformato l'ossatura scolastica delle Marche. Il terzo punto sono le politiche attive del lavoro, al quale accennava il Presidente, non mi dilungo, perché il potenziamento dei centri estivi e dei centri impiego sono ad esempio la
il fatto principale. Sulle politiche attive stiamo andando anche verso degli avvisi di creazione di impresa nuovi, perché dopo l'emergenza Covid va rivisto anche questo. Le botteghe scuola insieme all'assessore Bora sono state uno dei volani di queste politiche attive. Poi veniamo alle politiche passive, quarto punto, che non è da poco, perché ogni cambiamento epocale, soprattutto con le emergenze che abbiamo avuto, va sostenuto con le politiche passive. E quindi abbiamo chiesto degli stanziamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga, reddito di cittadinanza, tutto ciò che può servire a traghettare un cambiamento di epoca e un disagio. E su questo dico solo, porto l'ultimo esempio, siamo a 70 e oltre milioni per la cassa integrazione in deroga e non ci basta. L'ultimo punto che volevo mettere in evidenza è il sostegno al welfare familiare. Questo è uno dei punti che intercetta le deleghe del Presidente Ceriscioli e quindi diciamo che la parte più mia, tra virgolette, è stata quella del sostegno al sistema dello 06, dei centri estivi, degli oratori, le paritarie, e quindi tutte quelle istituzioni private che svolgono un ruolo pubblico. Però io qui devo dire una cosa a onor del vero. Non abbiamo mascherato le risorse ministeriali, come hanno fatto molte regioni. Le nostre sono in aggiunta. E quindi questo ci tengo a dirlo, perché tutto ciò che esce è in aggiunta alle risorse che già ci sono e non è un qui pro quo di scambio di risorse che già ci sono. Faccio un esempio. Sui nidi allo 06 abbiamo già governo e regione messo 5 milioni e 5, noi adesso usciamo con 3 milioni e mezzo, quelli sono in più, risorse regionali, ci tengo a dirlo perché poi altre regioni, invece altre regioni hanno venduto come loro cosa già data. Ultimo punto che non c'è nel programma e lo voglio dire, sono un grande investimento sulle accademie aziendali e anche qui ringrazio Manuela Bora con la quale ho lavorato, l'incremento dei corsi OSS interessantissimi per l'esperienza Covid, progetti di donna post trauma, ancora una volta guardo Manuela perché è portata avanti con lei, e quindi c'è un progetto fatto con la sanità per le donne che hanno subito interventi al seno e all'ovaio, insomma, per riprendere la vita sociale. Tirocini extracurricolari e soprattutto il discorso della famiglia, che è andato a toccare anche l'educativa domiciliare, sulla quale c'è ancora da lavorare, perché ad esempio, Presidente, la scuola in ospedale mi aspettavo molto di più e bisogna sicuramente lavorare di più con l'ufficio scolastico regionale. Bene. Fabrizio. Sì, grazie Presidente. Telegrafici, perché esporre quel che abbiamo fatto in questi anni ci vorrebbe, penso per ciascuno di noi, qualche settimana veramente. Lo ha fatto il Presidente nel confrontare appunto le realizzazioni con quelli che erano gli obiettivi di mandato, quindi sono lì verificabili, sono dati oggettivi. Io mi permetto soltanto, dal mio punto di vista, di aggiungere che noi le emergenze sono, oltre quelle declinate dal Presidente, il terremoto, il Covid, l'aer dorica, le province, come no, è stato detto, ma poi noi dobbiamo aggiungere la crisi del credito e quella dei distretti industriali, perché noi ci siamo insediati nel bel mezzo di una crisi molto molto importante che pure abbiamo dovuto affrontare. Le mie sono deleghe di staff, come dico sempre, no? Sono tante, ma sono le deleghe di staff. La principale, la più importante, è quella del bilancio. E il bilancio, come si dice, il cuore e la mente di un'istituzione. Poi c'è l'organizzazione e il personale, che sempre per essere telegrafici sono le gambe e le braccia di un'istituzione. Dicevo l'altra volta in occasione di una conferenza col Presidente che se sono in salute questi organi, l'istituzione è pronta a fronteggiare le difficoltà e a cogliere le opportunità per il bene della comunità regionale, come penso che noi abbiamo fatto. Ci siamo, io prioritariamente mi sono occupato di questi organi, no? Quindi del bilancio, dell'organizzazione, del personale. Credo che i risultati siano, ovviamente con il concorso, lo voglio dire, determinante del Presidente e dei colleghi assessori, che ovviamente in questa gestione del bilancio, dell'organizzazione del personale,
mi hanno sostenuto, perché non poteva essere diversamente, essendo appunto deleghe di staff, cioè non si può pensare che si mette una posta di bilancio se il presidente e i colleghi non la condividono, o si possa organizzare una macchina amministrativa se non c'è questa condivisione più ampia. Questo che è il lavoro, e penso di averlo fatto in questi anni, anche perché nessuna polemica mi pare ci sia stata. I risultati del bilancio sono inequivocabili. Noi in questi anni abbiamo operato una consistente riduzione del debito, oltre il 30%, a fronte di un aumento degli investimenti, ai quali abbiamo ricorso soltanto per il 3% con l'indebitamento e attraverso una graduale riduzione della pressione fiscale. Cito oltre il non aumento dell'aliquota IRPEF, la eliminazione dell'IRAP per alcune imprese, cito l'eliminazione dell'accisa della benzina primi in questo nostro paese, cito l'abolizione del bollo auto per le auto di protezione civile e via dicendo. Questo è un risultato non soltanto importante in sé, perché noi oggi consegniamo a quelli che verranno dopo, e speriamo di starci per quel che mi riguarda, per il bene della comunità regionale, perché sa Presidente, non voglio essere né polemico né sembrare arrogante, perché non lo sono, però noi ce le dobbiamo anche dire le cose, ha fatto bene il Presidente, perché noi ce l'abbiamo messa tutta e credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti a fronte di queste emergenze che abbiamo raffrontato. E lo dobbiamo dire, lo dobbiamo affermare, perché chi non ha consapevolezza di sé, Presidente, non può badare alla comunità, perché chi non conosce se stesso non è capace neanche di correggere i propri errori, no? Né di cogliere le opportunità che è capace di mettere in campo. Non la voglio fare lunga. Dicevo, non è soltanto il risultato in sé, ma pensate, questa virtuosità del bilancio a noi ci ha consentito di mettere in campo la manovra che verrà esaminata dal Consiglio regionale dopodomani e che noi come Giunta abbiamo approvato. È una manovra di 210 milioni, perché così è uscita dalla Giunta, con 10 milioni in più, ma queste sono risorse aggiuntive rispetto a quelle pure importanti sul fronte degli investimenti e sul fronte del corrente del bilancio 2022, che era pure un bilancio, diciamo, generoso e un bilancio importante che ha messo in campo tutti quegli investimenti che il Presidente credo abbia declinato anche in questo lavoro. Sì, risorse, ripeto, aggiuntive. Non ce n'è una che sia contenuta nell'altro, quindi in più. Ma oltre a questi 210 milioni, noi ci sono ulteriori risorse, perché vanno aggiunte, Presidente, i 20 milioni che tu hai già dichiarato per il personale sanitario. E quindi andiamo a 230. Pensiamo alle risorse messe in campo da Manuela Bora per i confidi, per il credito, e sono altri 14 milioni. Pieroni che mi dà sempre, mi importuna, no, l'amico Pieroni. Quindi questo è, oggi ci consente appunto di mettere in campo questa virtuosità e quindi attraverso questa manovra. E cito solo un esempio, mi rivolgo al Presidente perché è più facile. Cito un esempio, in questa manovra ci sono sostituzioni dell'avanzo che prima non si poteva spendere, del vincolo, il mantenimento del vincolo, ma c'è una misura e sono 42 milioni per investimenti legati al Covid, all'emergenza Covid, pensiamo ad esempio quello che potrebbe essere il rimborso per le spese di protezione. Quei 40 milioni, 2 milioni aggiuntivi, noi li abbiamo potuto mettere in campo attraverso il risultato della gestione del debito. Non soltanto noi il debito l'abbiamo ridotto, ma la sana gestione del debito, oltre a portare la sua riduzione, noi oggi possiamo mettere in campo 42 milioni di euro. Non solo, abbiamo conservato per questa regione la possibilità dell'indebitamento. Noi siamo, rispetto al 20%, che è la cifra percentuale sulla massa complessiva che ci possiamo indebitare, che corrisponde a circa 1 miliardo e 200 milioni, noi abbiamo una possibilità di una capacità residua dell'11,3%. Significa che la Regione Marche potrebbe ulteriormente indebitarsi per oltre 650 milioni di euro.
ma con questa manovra non la facciamo, perché non c'è il ricorso ad un euro di debito, ma sono risorse aggiuntive che noi abbiamo, delle quali abbiamo potuto disporre attraverso una sana gestione del bilancio regionale. Obiettivi conseguiti anche attraverso una drastica riduzione delle spese di funzionamento degli organi politici della Giunta, del Presidente e degli Assessori, attraverso la razionalizzazione delle spese e la valorizzazione del patrimonio, soltanto, cito telegraficamente, riduzione degli affitti circa 3 milioni in questi anni e tutta la valorizzazione del patrimonio. Non aggiungo altro, l'altra questione. Parlavo prima e termino, organizzazione personale che fanno camminare l'istituzione e sono le gambe e le braccia. Noi abbiamo fatto la riforma delle province. La riforma delle province, come l'abbiamo attuata noi, è una riforma epocale, perché non solo ha cambiato la natura delle province, ma ha cambiato la natura stessa della Regione Marche. La Regione prima era un ente di programmazione. Oggi, con il trasferimento delle funzioni delle province e la gestione delle altre emergenze, pensiamo al terremoto, pensiamo al Covid, la Regione è diventata un ente di programmazione, ma soprattutto un ente di gestione. Non lo sapeva fare, noi glielo abbiamo insegnato e oggi lo sa fare e lo ha dimostrato, ad esempio, in questa emergenza Covid, dove, a differenza del terremoto, perché qui dipendeva da noi, dipendeva nello specifico dal Presidente, io credo che in questa occasione abbiamo potuto dimostrare tutto il valore di cui dispone questa nostra istituzione e gli uomini che la guidano. Questo trasferimento delle funzioni delle province, le funzioni ha comportato trasferimento di oltre 1000 persone. Oggi la Regione Marche ha in pancia, passate in questa espressione, 1875 dipendenti in giunta, con ASAM e ARSE siamo a 2079 che lavorano e lavorano con profitto, e lo abbiamo visto in questa emergenza. Presidente, termino. Di queste 2079 persone, 1883 sono in smart working, misura che era assolutamente necessaria in questa emergenza per garantire il diritto alla salute dei dipendenti da una parte e alla sicurezza, ma dall'altra garantire lo stesso l'efficienza dei servizi regionali in questa emergenza che vedeva la Regione impegnata in primo luogo. E 11 in telelavoro. Non è facile organizzare 1883 persone in smart working e metterle nella condizione di poter dare una risposta ai cittadini come la Regione ha dato in questi anni. Io credo che ci voglia una grande passione, innanzitutto, un grande impegno, una grande capacità, caratteristiche che noi, come si dice, penso che abbiamo messo in campo. È evidente, non abbiamo fatto altro che il nostro dovere, però lo abbiamo fatto e spesso non è scontato. Moreno. Maschere di cui mentre parla, ok. No, soltanto per alcune riflessioni veloci, perché chiaramente il programma della Giunta, ma in generale del mio settore turismo e cultura e caccia e pesca, è stato un programma che in questi 5 anni con la Giunta, con il Presidente, con questa maggioranza abbiamo costruito, perché la prima intuizione forte che io dico sempre e continuerò a dire è stata aver creato un unico assessorato, cultura e turismo. Per la prima volta dopo più di 20 anni, intuizione politica, chiaramente un assessorato, perché questo ha permesso di avere, come dire, un percorso che coniugasse la cultura come opportunità per il turismo. Io credo che abbiamo dato in questi 5 anni dei messaggi forti dal punto di vista della cultura, con i grandi eventi che abbiamo costruito legati ai nostri grandi personaggi, parlo Rossini, Raffaello, Leopardi e tutti coloro che in questi 5 anni hanno accompagnato questa legislatura con grandi investimenti. Se pensiamo che per quello che riguarda la cultura noi siamo partiti da un dato che può sembrare da 4 milioni di euro del 2015, oggi è arrivata a 25 milioni di euro complessivamente. Per quello che riguarda invece il turismo,
anche qui un dato è da come dire, la dimensione della volontà politica, questo sì, della giunta e della maggioranza tutta che ha governato e che governa ancora questa città, questa regione, e siamo passati da 8 milioni che erano tutti del 2015, quindi che comprendeva promozione e accoglienza, ai più di 60 milioni di euro. Questo è significato, ad esempio, nell'ultima 13 milioni per il rilancio dell'aerodotica, come ricordava il Presidente, con nuovi voli, perché abbiamo messo in sicurezza l'aerodotica, ma abbiamo anche volutamente previsto 47 nuovi voli da quest'anno, fine quest'anno, fino a tutto il 2022. Quindi significa che c'è una programmazione non soltanto statica per gli anni che abbiamo vissuto, ma anche di prospettiva. La promozione naturalmente l'abbiamo, come dire, sempre in corsa dovuta modificare, perché era partita prima del terremoto, vi era un certo tipo di promozione, un certo tipo di accoglienza. Il terremoto ha cambiato sostanzialmente, radicalmente, il modo di promuovere questa nostra regione. Fino al 2019, cioè fino al 2019, nell'ultimo anno 2019, avevamo raggiunto gli stessi obiettivi, cioè presenze e arrivi del 2015, cioè prima del terremoto. Era stato un lavoro sicuramente impegnativo, ma che ha coinvolto non solo la regione, ma anche gli enti locali, i comuni, e soprattutto è stato un grande lavoro di squadra con le associazioni e, io dico, il sistema della ricettività privata marchigiana. L'obiettivo su cui noi lavoriamo da qui ai prossimi 3 o 4 mesi, prima della scadenza elettorale, è intanto approvare in consiglio una legge che riguarda il nuovo testo unico del turismo. Dovrebbe andare in consiglio entro il mese di giugno. Questo è stato un percorso che molto elaborativo, molto importante, ma ha permesso di rivedere anche tutte le strutture ricettive e di aggiornarli anche di prospettiva futura, se pensiamo che il testo unico era fermo da 10-15 anni passati. Chiaramente in questo percorso, in questi 5 anni, abbiamo tenuto in grande considerazione anche il sistema della ricettività privata. Ricordo uno per tutti questo grande impegno che è stato collegato alla riqualificazione delle strutture ricettive della nostra regione, quindi alberghi e quant'altro. Se noi eravamo partiti, immaginate che il bando era partito con 1.900.000 euro, oggi siamo arrivati a 25 milioni di euro di contributi a fondo perduto fino a un massimo di 200.000 euro. È stato molto apprezzato, come sapete, più di 350 domande. Ecco, credo che questi, come dire, questi messaggi che io ho dato, queste riflessioni che ho fatto, sono, come dire, significative dal punto di vista, come dire, intanto istituzionale ma anche politico. Cioè, in questi anni, partendo dal Presidente, ma tutta la Giunta, ma io dico tutta la maggioranza che governa questa regione, ha investito fortemente nel turismo e nella cultura. Ecco, l'obiettivo, e su questo poi avremo modo di ritornarci nei prossimi mesi, è quello di proseguire per tenere alto e attenzionare turismo e cultura, che sono volani importantissimi per l'economia e soprattutto per mantenere alta l'occupazione. Grazie Moreno. Manuela. Buongiorno a tutti, saluto con viva cordialità tutti i giornalisti che sono collegati in questa conferenza stampa, che credo sarà ormai l'ultima prima del lieto evento, cioè della nascita del mio secondo figlio. Ma il Presidente e i miei, questo periodo insomma, così difficile, insomma, almeno c'è anche una bella notizia. Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto hanno già detto molto su quello che è stato fatto in questi 5 anni. Ha ragione Fabrizio a dire che è davvero difficile riassumere anni così intensi. Vorrei però focalizzare l'attenzione su un aspetto di cui a mio avviso poco si parla, che invece è molto importante, e cioè il rapporto tra il pregresso e quello che lasciamo in eredità a chi verrà dopo. Ricordiamo sicuramente una situazione di partenza, di bilancio molto difficile. Non parlo ovviamente di ammanchi o di buchi di bilancio, ma piuttosto, comunque, insomma, non secondario, dell'azzeramento di capitoli molto importanti e strategici. Penso ad esempio all'azzeramento del fondo sociale.
Cito due cifre su tutti. Se pensiamo ai bandi, i bandi per le imprese, noi lasceremo nei prossimi 3 anni 50 milioni di euro già approvati e quindi disponibili. Pensate che in 5 anni, se consideriamo le sole risorse regionali, abbiamo potuto avere a disposizione, questo al netto dell'azzeramento di tanti capitoli, compresi anche insomma quelli che afferivano all'attività produttive, 31 milioni di euro. E questo perché, lo dico insomma con orgoglio, questa giunta non vuole replicare quel metodo di governo, anzi io credo, ovviamente diranno i cittadini marchigiani, ma credo che questa grande responsabilità che ha caratterizzato questi 5 anni, beh, noi fino in fondo lo manterremo anche in un'eredità molto solida che consegniamo ai marchigiani, ma soprattutto anche alle future generazioni. Quindi abbiamo abbandonato quella che è la logica predatoria di chi ci ha preceduto e quindi consegniamo a chi verrà dopo un'eredità, secondo me, davvero, insomma, davvero molto solida. Ecco, questo credo che sia una parte non trascurabile della rendicontazione che ci tenevo a sottolineare. Il Presidente mi ha affidato tante deleghe, lo ringrazio per la fiducia, ma quello che più ho apprezzato, lo dico da donna, e che purtroppo invece ho riscontrato non essere, diciamo, stato replicato anche in altre regioni, è la possibilità di avere deleghe che per una giunta di centrosinistra sono deleghe molto importanti, come quelle delle pari opportunità, unite a deleghe che sono fortemente economiche. Questo ha dato la possibilità di avere un imprinting diversa, grazie anche sicuramente alla sinergia e alla sintonia con la collega Loretta Bravi, ma anche la possibilità di avere, insomma, per metà colleghe donne, di aver potuto portare avanti dei bandi che sono molto importanti, che io spero siano un punto di partenza rispetto, insomma, a quello che si potrebbe sicuramente fare successivamente. Uno di questi, l'ho uscito tra tutti, è un bando su cui Loretta ha creduto molto, che è quello per la maternità, ma pensato diversamente. In un'emergenza Covid vale ancora doppio. Un incentivo dato alle donne che tornano al lavoro e che fanno sì che sia il compagno in realtà a rimanere a casa a prendersi cura dei propri figli. Per chi vorrà fare questo tipo di scelta, prevediamo un incentivo di 500 euro al mese, chiaramente, insomma, se ci sono rispettati determinati parametri ISEE, però insomma dimostra che anche dal punto di vista culturale, secondo me, un salto in avanti è stato fatto. Ma poi, insomma, penso a tutto il tema della violenza di genere. Quando ci siamo insediati avevamo 2 centri antiviolenza, siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione con tutte le altre istituzioni che ringrazio, a costituire una rete di 67 istituzioni. Ad oggi abbiamo operativi 9 centri, di cui 5 antiviolenza, 2 per l'emergenza, 2 per l'accompagnamento all'autonomia. Stiamo anche portando avanti un progetto per l'allontanamento degli uomini maltrattanti. Un altro aspetto che voglio sottolineare è quello dell'innovazione. Molto è stato fatto non solo per la digitalizzazione, per la realizzazione, vedo Fabrizio, anche della banda ultralarga, per la ricerca e lo sviluppo industriale. Sono stati disposti contributi per l'innovazione pari a 70 milioni di euro a favore di oltre 250 imprese per il cofinanziamento di 112 progetti di ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di riposizionare il modello marchigiano a un livello più alto. E grazie anche a una sinergia, credo senza precedenti, tra l'assessorato alle attività produttive e al lavoro, molte sono state quelle occasioni che hanno dato la possibilità di generare anche nuova occupazione in quei bandi che generalmente in realtà prevederebbero semplicemente, tra virgolette, contributo a fondo perduto per la realizzazione di nuovi investimenti. Poi c'è stata l'approvazione della legge Impresa 4.0, che ha aiutato sicuramente la nostra regione a una transizione verso il modello di fabbrica intelligente, Loretta ricordava le Academy, ma questa
propensione all'innovazione ha fatto sì che la nostra giunta potesse approvare, oramai si parla di numerosi accordi per l'innovazione, che in passato invece insomma non erano stati promossi. Poi per quanto riguarda insomma, un altro aspetto che voglio sottolineare, proprio perché credo caratterizzi una giunta di centrosinistra, è l'attenzione alla green economy. Quando ci siamo insediati questo era considerata poco più che una frontiera per il futuro, anche se il collega Angelo Sciapichetti secondo me ha avuto una grande intuizione con l'approvazione del PEAR. Cioè, anziché pensare semplicemente al sostegno di quelle che erano energie rinnovabili o comunque alternative, ci siamo focalizzati molto sull'efficientamento energetico, quindi un approccio diverso, non trovare misure energetiche alternative, ma col tempo proprio diminuire il consumo di energia elettrica, piuttosto che anche chiaramente le emissioni di gas serra, l'ammodernamento di edifici, ma poi insomma alla vicepresidente ricorderà anche il protocollo Itaca e quant'altro. Quindi una grandissima attenzione a uno sviluppo che sia però sviluppo sostenibile. E poi a partire da quest'anno abbiamo messo a disposizione 2 milioni di euro di risorse regionali per l'economia circolare, ma lo abbiamo fatto anche qua con un approccio diverso rispetto a quelle che hanno portato avanti altre regioni, e cioè non tanto avuto riguardo alle ripercussioni che l'economia circolare ha evidentemente verso il minor conferimento in discarica, quindi avuto riguardo a quello che è chiaramente l'aspetto ambientale, ma l'abbiamo fatto con un approccio prettamente industriale. Quindi abbiamo cercato di far capire alle imprese che quello che è uno scarto in realtà può essere una grande risorsa anche economica per l'impresa da riutilizzare. Ancora i fondi europei credo possano, al netto delle polemiche sterili che sfiorano lo sciacallaggio della destra marchigiana, credo che in realtà abbiamo portato avanti un risultato veramente straordinario, perché ad oggi abbiamo impegnato il 97% delle risorse europee, quindi a fine settennato diciamo le abbiamo già messe tutte a disposizione, parliamo di qualcosa come 830 milioni di euro già impegnati al 31 maggio 2019, e questo anche all'ordo delle risorse sisma che stanno generando tante opportunità di sviluppo che non era affatto scontato insomma potessimo veramente impegnare in così poco tempo. Concludo con due aspetti. Un altro è anche l'impulso dato alla cooperazione, dove per cooperazione non intendo solo la cooperazione in senso lato, quindi la legge 5, tutto il mondo delle cooperative, che chiaramente sono per una regione come la nostra un punto di riferimento importante, ma anche la cooperazione sociale e ancora la cooperazione allo sviluppo. Tanti sono stati i progetti che abbiamo finanziato, anche grazie alle associazioni di categoria del volontariato, per aiutare i paesi emergenti a crescere. Vorrei sottolineare anche il peso in Europa che abbiamo insomma comunque dimostrato di saper non solo rivendicare ma addirittura di accrescere. E concludo con una bella notizia, che secondo me forse anche la vera notizia della conferenza stampa per quanto mi riguarda: ieri si è conclusa la graduatoria del bando per l'internazionalizzazione che è stato pubblicato nel piano dell'emergenza Covid. Ecco, non era per niente scontato, io lo dico da assessore all'internazionalizzazione, non avrei mai pensato che quei 5 milioni di euro che avremmo messo a disposizione non sarebbero stati ampiamente sufficienti. Abbiamo ricevuto una richiesta per investimenti da attivare pari a 30 milioni di euro, cioè in un momento come questo dove tutto sembra chiuso, anche il rapporto con l'export, la richiesta di contributi è stato quadruplicato rispetto a quello che avevamo messo a disposizione. Parliamo di sistema abitare, di sistema moda,
e questo dimostra ancora una volta, come già avevamo evidenziato in occasione del terremoto, che le nostre imprese sono imprese molto resilienti, che non si abbattono, e quindi la giunta regionale, come ha fatto in questi anni, saprà aiutarli, saprà fare di tutto per sostenerli. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Io penso che intanto debba essere messo in evidenza il metodo che c'è stato tra di noi in questa giunta in questi 5 anni. C'è stata una collegialità unica che va oltre, per la verità, le deleghe di ognuno di noi. C'è stata una solidarietà, una collaborazione, e adesso l'intervento di Manuela lo ha proprio dimostrato. Abbiamo raggiunto un rapporto di, poi ci si conosceva prima, ma ci si conosceva molto sporadicamente, invece abbiamo lavorato insieme molto proficuamente. Quindi un metodo importante che va replicato nella prossima giunta, dovrà essere replicato. E io voglio ringraziare per questo tutti i colleghi di giunta e ovviamente il presidente, che è stato l'artefice di questa composizione, di questo metodo di lavoro, che mai è venuto meno neanche nei momenti più drammatici delle emergenze che noi abbiamo dovuto affrontare, perché questa legislatura poi alla fine rimarrà la storia, perché abbiamo dovuto affrontare il terremoto più devastante della storia, non della regione Marche, ma di questo paese, per ampiezza, più grande, e l'emergenza Covid che ci ha travolto tutti, come ricordava il Presidente. Voglio soffermarmi brevissimamente su, almeno ognuno di noi, con la riforma che facemmo nella passata legislatura, è portatore di numerose deleghe, però voglio soffermarmi su 2 o 3 deleghe più importanti che ho affrontato e che con l'aiuto appunto dei colleghi di giunta ho portato avanti. Quella dei trasporti, il tema dei trasporti è un tema complesso e delicato, molto difficile, che ci ha visto impegnati, e qui il Presidente ha anticipato, noi siamo non la penultima, l'ultima regione d'Italia per quanto riguarda i trasferimenti dal Fondo Nazionale, perché prendiamo pro capite per ogni abitante 68 euro, quando la media nazionale è di 95 euro. Non è una situazione che noi abbiamo creato, cioè l'abbiamo ereditata dagli anni precedenti, da molti anni precedenti per la verità. In questi anni abbiamo fatto il possibile e l'impossibile, a cominciare dal Presidente che nella conferenza delle regioni più volte ha tirato a... come ovvio che sia, ma avevamo anche raggiunto prima del Covid il compromesso di passare non alla ripartizione dello storico come è avvenuto fino ad oggi, ma ai costi standard. I costi standard a noi ci avrebbero fatto fare dei passi in avanti enormi per quanto riguarda lo stanziamento del fondo. Purtroppo la situazione è che si è complicata drammaticamente, perché il Covid ha travolto tutto. Ciò nonostante, quindi valorizza l'impegno che noi abbiamo portato avanti in questi anni, abbiamo messo in campo una serie di iniziative che a mio avviso negli anni precedenti, forse dobbiamo ricorrere all'inizio degli anni 60-70 per vedere iniziative così importanti come quelle che abbiamo messo in campo, per esempio con il nuovo contratto di servizio per il ferro, dove noi andiamo a risparmiare a fine 2033 oltre 3 milioni di euro rispetto a quello che pagavamo attualmente, ma aumentano da 4 milioni e 160 mila chilometri ai chilometri, aumentano a 4 milioni e 630 mila. Ma cosa più importante, noi andiamo entro il 2025 alla sostituzione totale di tutti i treni che circolano lungo le tratte marchigiane. 26 nuovi treni rock, pop, jazz, questi di nuova generazione, che lungo le tratte di interesse marchigiano erano treni, noi sostituiamo treni che erano negli anni 60, chi di noi non ha avuto modo di prendere, in qualche modo fare un viaggio in treno e attraversava le Marche con le vecchie vetturine con interne o con treni che appunto erano negli anni 60-70. Quindi un investimento poderoso, importante, lo abbiamo fatto anche però anche per quanto riguarda la gomma. Sulla gomma
Noi abbiamo investito oltre 33 milioni di euro per la precisione del 33,2, mettendo insieme risorse regionali, risorse del Ministero, risorse europee, per consentire un rinnovo del parco automezzi, che anche qui era molto giusto, in quanto la metà media degli autobus che fanno trasporto pubblico locale nelle Marche era sui 14 anni. Noi abbiamo già acquistato e messo in circolazione 189 nuovi pullman, ne abbiamo finanziati 219, e quindi oltre un terzo dei veicoli viaggianti che fanno trasporto pubblico locale sono già rinnovati. Questo ci guadagna l'ambiente, perché ovviamente sono tutti pullman, autobus a metano e comunque ecosostenibili, come si dice oggi, e ci guadagna la sicurezza dei trasportanti, soprattutto se pensiamo al trasporto scolastico, ci rendiamo conto quanto importante sia questo tipo di investimento. Così come abbiamo fatto un investimento importante lungo la tratta, perché le tratte di interesse regionale sono la Ascoli, Porto d'Ascoli, San Benedetto Ascoli, che è stata completamente elettrificata negli anni scorsi, e c'era un tema che era molto sentito e che era argomento di discussione da tanti anni, della elettrificazione della linea Civitanova-Albacina, che noi siamo riusciti a finanziare per intero, cioè oltre 120 milioni di euro che il Ministero ci ha dato, i lavori sono iniziati, ogni anno vanno avanti, entro il 2024, fine 2024, noi dovremmo riuscire ad avere anche l'elettrificazione di quella linea. Così come abbiamo fatto due nuove fermate finanziate dalla Regione Marche lungo quella linea, la Macerata Università, fortemente richiesta dall'Università di Macerata, e quella di Tolentino, che è a servizio del nuovo polo scolastico che nascerà dopo il terremoto. Sono interventi non di poco conto che volevo mettere in evidenza sul trasporto pubblico locale a fronte, ripeto, di una miseria che ci viene ogni anno trasferita. Bisogna tener conto, e qui vanno ringraziate le aziende del trasporto pubblico locale marchigiane, che in questo momento stanno vivendo, come tutte per la verità, ma questo è in particolar modo un momento drammatico per il Covid, perché hanno visto per esempio azzerato il prezzo del biglietto e quindi non hanno più l'entrata relativa, era una voce importante per loro, alla bigliettazione. Quindi però hanno garantito un servizio di qualità, nonostante che fanno lo stesso servizio di altre aziende, di altre regioni, con appunto un corrispettivo che anche per loro di conseguenza è più basso di tanto. Sul versante ambientale volevo ricordare un dato che va messo in evidenza e che si deve dire a tutti. Noi la raccolta siamo arrivati quest'anno, nel 2019, ad una raccolta differenziata che ci pone tra terzo e quarto posto delle regioni italiane, che supera il 70% a livello regionale. Abbiamo centrato l'obiettivo del piano con un anno e mezzo di anticipo, è un fatto credo importantissimo. Non c'è provincia che sta sotto al 65% della raccolta differenziata, con province che stanno ovviamente oltre l'80, se consideriamo che la media appunto è 70. C'è ancora un margine di miglioramento in alcune province, stiamo lavorando, stiamo facendo investimenti, soprattutto per quanto riguarda appunto le province del centro-sud. Abbiamo investito sui centri di educazione ambientale, 45 centri di educazione ambientale che noi finanziamo ogni anno, che fanno attività con gli studenti e quindi fanno un lavoro enorme. Sul versante dei parchi, in questi anni, in pieno programma quinquennale, abbiamo riversato 11 milioni di euro nonostante tutto, e abbiamo creato una nuova riserva naturale che è il Bosco di Tecchie di Candiano, di 196 ettari. Abbiamo portato avanti in questi anni una politica ambientale che è quella del consenso, nel senso che non è stata una politica ambientale spinta integralista. Abbiamo cercato di applicare nei limiti del possibile, dove era possibile, con il consenso, la politica ambientale che era necessario portare avanti e che ha dato i suoi frutti. Volevo chiudere con invece gli investimenti poderosi. Qui, quando la collega Manuela, che ringrazio, diceva delle voci che abbiamo trovato azzerate,
Sul versante che riguarda il collega assessore Gesetti, che voglio ringraziare perché essendo assessore a bilancio ha dato un contributo non indifferente, noi sulla difesa del suolo avevamo, quando siamo arrivati, 500.000 euro. Abbiamo trovato il bilancio 500.000 euro. In questi anni, mettendo in piedi una politica veramente poderosa di investimenti che non avevamo mai conosciuto, perché se uno faceva il giro della regione se ne rendeva conto, per esempio, in quale stato versavano dei corsi d'acqua nei marchi. Noi abbiamo fatto in questi 5 anni 276 interventi di contrasto al dissesto idrogeologico tra piccoli e grandi e abbiamo investito 162 milioni di euro. Io penso che sia una roba che va messa in evidenza, poi ovviamente ci avremo modo di vedere e di nel dettaglio. Gli interventi sono a disposizione, possiamo elencarli, ma credo che per non essere noioso le macro voci siano queste, quindi chiudo e ringrazio il collega ancora una volta, passando la parola credo alla nostra vicepresidente che concluderà. Allora, grazie, ma ti sei scordato una cosa che io ti vorrei ricordare, che è la produzione di energia alla fonte rinnovabile. Ma quella è tutta Ah, no, scusate, io la facevo con l'ambiente, ma nella quale siamo... Allora, ecco, all'inizio ero io quando... Nella quale siamo tra le prime regioni d'Italia e probabilmente d'Europa, quindi insomma, sì. Ringrazio Manuela perché pensavo fosse con... Noi è andata che abbiamo risparmiato. Esatto, risparmiato, ma l'ha detto prima che abbiamo risparmiato, ma la produzione è veramente enorme. Scusa, la percentuale è altissima. Allora, io dicevo, le infrastrutture, magari ci possiamo anche ricordare che in questa consigliatura si è chiusa, completata la 14, che abbiamo ereditato e comunque abbiamo la terza corsia della 14 che abbiamo portato a compimento. Prima si parlava dell'aerdonica, quindi io dirò soltanto tutte quelle cose che sono straordinarie rispetto a quello che ci avevamo posto come programma di mandato, Presidente, anche per essere più breve rispetto a tutte le mie deleghe. Per esempio, ne ha parlato prima il collega Cesetti, sono stati il trasferimento delle competenze delle regioni a seguito della legge cosiddetta del Rio. Noi abbiamo avuti trasferiti circa 800 km di strade e la regione non era in condizione di poterle gestire, quindi siamo stati la seconda regione d'Italia che ha trasferito all'ANAS 800 km di strade, 500 km in proprietà e il delta invece in service, e abbiamo anche stabilito delle risorse per integrare la quota di competenza di ANAS per gli asfalti e le messe in sicurezza. Quindi la viabilità regionale, quindi le ex strade ANAS, sono state ritrasferite all'ANAS e ANAS oggi le gestisce, ma questo è successo già 3 anni fa. Quindi insomma è già da un po' che noi abbiamo operato questo trasferimento. L'autorità portuale di sistema, vi ricordate qualche anno fa si diceva, quando sempre Del Rio ristrutturò e divide tutto il sistema portuale nazionale, si diceva che l'autorità portuale di sistema del medio Adriatico sarebbe andata a Ravenna. Bene, no, l'autorità portuale di sistema è ubicata ad Ancona e le Marche hanno anche sotto la loro giurisdizione Pescara e Ortona e quindi l'Abruzzo. Quindi l'autorità di sistema del Medio Adriatico è un'autorità di sistema che va oltre la regione Marche. Altra cosa che non era stata prevista, malgrado il presidente Ceriscioli, che io ringrazio per il grande lavoro che ha fatto in questi anni, aveva già una idea delle piste ciclabili, visto che è stato l'unico sindaco d'Italia a creare una bicipolitana, e la bicipolitana il presidente Ceriscioli l'ha immaginata anche nelle Marche, e quindi ha immaginato una rete delle ciclabili delle Marche che parte dalla ciclovia adriatica, della quale Regione Marche è capofila rispetto al Veneto, rispetto all'Abruzzo, rispetto all'Emilia Romagna. È capofila non soltanto perché è stata indicata, ma è capofila
perché abbiamo già terminato la gara di appalto per assegnare la progettazione di tutti e 300 e tutti 1137. Scusatemi se sbaglio qualche chilometro, ma sicuramente oltre 1000 chilometri che vanno da Venezia al Gargano. La progettazione dei lavori è stata assegnata per oltre 1 milione di euro, la gara d'appalto l'ha fatta proprio Regione Marche. Ma non ci siamo fermati qui, siamo partiti con proprio un progetto di ciclabili, un progetto infrastrutturale di ciclabili che prevede anche l'intermodalità, e quindi chi prenderà la bicicletta nella Regione Marche già oggi, chi prende la bicicletta non paga il trasporto e prende anche il treno, non paga il trasporto in treno, e abbiamo previsto di collegare la ciclovia adriatica con un sistema a pettine che praticamente partendo dalla costa raggiunge le aree interne. A questo sistema poi il collega Pieroni ha connesso anche il Marche Outdoor, e quindi tutta la parte, diciamo, di cicloturismo, che è diverso dalla ciclovia, che è una vera e propria infrastruttura. Questo investimento, che già è in stato avanzato di progettazione, perché abbiamo già i progetti, siamo quasi allo stato definitivo dei progetti e si stanno già redigendo i progetti esecutivi, e lo sta facendo tutto Regione Marche, pesa circa 53 milioni di euro, al netto della ciclovia adriatica, che invece ha un finanziamento per suo conto. Quindi questo credo che sia anche il discorso dell'intermodalità, e si connette alla sostenibilità ambientale, della quale i colleghi hanno parlato prima, e che comunque è un filo che connette tutti gli assessorati, come tanti altri fili, per esempio quello della qualità e dell'innovazione di cui parlava la collega Bora prima. Faceva riferimento la collega Bora anche a Itaca. La Regione Marche ha la presidenza, io sono presidente di Itaca, che è l'Istituto per la Trasparenza degli Appalti e per la Sostenibilità Ambientale degli Edifici. Il protocollo Itaca in questi anni è diventato una prassi uni e viene utilizzato in tutta Italia, e anche con degli esperimenti europei, tant'è vero che abbiamo proprio presentato il nostro protocollo anche a Bruxelles. Ed è importante perché la sostenibilità ambientale è stata trasferita anche a quella urbana. La sostenibilità ambientale anche nell'edilizia residenziale pubblica, perché anche un'altra, come dire, un altro obiettivo del presidente Ceriscioli era quello di non costruire più edilizia residenziale pubblica, sia dal punto di vista culturale, le famose 167 non sono più pensabili come dei ghetti, e quindi non è più possibile dal punto di vista sociale e culturale contaminare tutte le parti di città, e quindi si è deciso e si è sperimentato con i fondi del terremoto, ma si sta ancora sperimentando, l'idea di comprare l'invenduto. Nelle Marche abbiamo tanto invenduto, e quindi abbiamo deciso di acquistare immobili invenduti, anche perché così facendo non consumiamo suolo, che è un altro obiettivo di sostenibilità ambientale. Abbiamo anche con l'ERAP, oltre ai tanti bandi fatti, oltre al sostegno agli affitti, insomma alla moralità incolpevole eccetera, però voglio focalizzare l'attenzione su un bando che è uscito e che ha avuto un grande successo, che è quello di finanziare con 25.000 euro le giovani coppie che volevano comprare, lo dico volevano perché il bando si è chiuso, acquistare la prima casa. Invece devo ringraziare le mie colleghe di giunta, perché io vengo dal Piceno, lì c'era una crisi economica grandissima, e loro, ognuna per le proprie competenze, mi hanno aiutato. Abbiamo fatto un progetto straordinario per l'area di crisi complessa del Piceno, che l'assessore Cesetti sta adesso replicando anche nel Fermano e nel Maceratese, che ha consentito a tante aziende di avere investimenti per un pacchetto totale di 37 milioni di euro. Quindi questo è stato realizzato in tempi talmente brevi che abbiamo avuto i complimenti di Invitalia, e questo pacchetto di investimenti è stato, grazie all'assessore Bravi, è stato supportato anche da aiuti economici per la cassa integrazione, e non solo, ma anche per la formazione. Quindi il pacchetto è davvero un pacchetto completo ed ha avuto un grande successo, visto che le risorse le abbiamo spese. Parlo velocemente dell'agricoltura. Ho ereditato un piano di sviluppo rurale che tutti volevano modificare.
La prima cosa che ho fatto l'ho rimesso in discussione, perché col presidente Ceniscioli abbiamo deciso proprio che dovessimo ascoltare il territorio, ascoltare le associazioni di categoria. Il piano di sviluppo rurale pesava 540 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti, grazie a un negoziato importante e potente che abbiamo fatto con le altre regioni, 160 milioni da dedicare alle aree terremotate. Quindi il pacchetto totale è quasi di 700 milioni. Che cosa abbiamo raggiunto in agricoltura? Beh, siamo diventati la prima regione, a proposito di biodiversità, la prima regione italiana per biodiversità. La nostra superficie è ben tre volte, la superficie biologica è ben tre volte la superficie della media della comunità europea. E l'agricoltura di qualità, dicevo prima, abbiamo investito 108 milioni nel biologico e oltre 2.500 aziende vengono ogni anno indennizzate proprio perché hanno i propri terreni a biologico. E abbiamo ottenuto dopo 30 anni, anche questo è importante, va verso la qualità perché parliamo di prodotti di qualità, l'IGP dell'olio delle Marche. L'olio delle Marche, dopo 30 anni di rapporti con la comunità europea non felici, insomma, è riuscita ad ottenere l'olio delle Marche, questa certificazione che aumenta tantissimo la qualità, il costo e soprattutto la possibilità di raggiungere dei mercati che sono quelli per esempio del Giappone, della Cina e anche del Nord Europa, che controllano come prima cosa che un prodotto abbia la certificazione. Quindi oltre al biologico questo. Abbiamo anche investito molto sui giovani e abbiamo insediato oltre 300 aziende. Per 300 aziende non sono 300 giovani, 300 aziende sono 300 aziende fatte di giovani, perché i giovani insediati, i giovani che hanno che si sono impegnati in agricoltura sono molto di più e abbiamo finanziato investimenti per circa 1.000 aziende. Siamo una regione biodiversa, abbiamo puntato molto al mantenimento della biodiversità che costruisce poi il nostro paesaggio. Prima l'assessore Pieroni parlava di turismo e i nostri agriturismo e anche i nostri agrinido, che sono un'eccellenza a livello europeo, sono così appetibili da parte anche dei turisti stranieri e non solo, e speriamo che tornino ad esserlo presto, anche per il paesaggio. Il paesaggio è costruito dalla biodiversità, e la biodiversità nelle Marche è una, cioè noi siamo una delle regioni più biodiverse d'Italia, e quindi questo lo dobbiamo mantenere, e abbiamo fatto anche un lavoro sul quale stringo, perché le cose da dire sarebbero troppe, un lavoro sia sulle aree interne, e ringrazio l'assessore Sciapichetti per il lavoro fatto sulle aree interne, ma un grande lavoro fatto nelle scuole per far comprendere cos'è la biodiversità e per far comprendere che quando scegliamo un prodotto, per aumentare la consapevolezza nei consumatori, che quello che scegliamo determina anche un aumento della qualità, dell'impegno sul mercato della tipologia di azienda che noi aiutiamo. Quindi se aiutiamo il biologico, compriamo il biologico e compriamo prodotti di qualità come i nostri vini ad esempio, che insomma hanno avuto un aumento dell'export importante in questi anni, sicuramente facciamo un bene alle Marche. Molto bene. Marisa, c'è qualche... Sì, ci sono delle domande. Cominciamo dal primo che ha fatto la domanda. Pierpaolo Flamini, Riviera Oggi. Il presidente Ceriscioli si candiderà per il prossimo mandato per completare e continuare questo programma, oppure conferma la sua rinuncia alla candidatura? Ho detto, poteva ingannare la conferenza stampa, perché uno dice, vede il programma elettorale, no, questo è il programma elettorale fatto in questi 5 anni, e credo che sia, l'hanno detto diversi assessori, anche una bella eredità per chi verrà, nel senso che trovare un bilancio, come è stato raccontato, che ha ridotto il debito, ha distribuito risorse, è uscito dagli affitti, ha dato stabilità al sistema, trovarsi con un... ambiente che viene gestito e curato e getta basi per il futuro, investimenti in corso importanti, progetti di rilancio della regione, fondi per la ripartenza delle connessioni, degli aeroporti, diciamo, siamo a una quantità di lavoro veramente impressionante che potrà aiutare chiunque verrà qui. È nota la scelta fatta da me, quella di favorire nel centro-sinistra la unità, no, delle forze politiche verso un'altra figura. So che questo percorso
sta andando avanti e ha in ogni passaggio avuto il mio pieno e più ampio sostegno. Sono convinto che sia giusto rendere erede di questo lavoro chi condivide principi e idee. Impegno, per esempio, messo nel sociale, che è stato un impegno impressionante in questi anni, partendo da zero, come ha ricordato Manuela, è un valore al quale ci teniamo e vorremmo che fosse conservato e rilanciato in futuro. Aver aumentato di 1.700 posti i letti per anziani non autosufficienti, disabili, è un valore importante che vorremmo essere mantenuto. Aver sestuplicato le risorse per la vita indipendente, disabili gravi, è un valore in cui crediamo, vogliamo essere mantenuto. Gestire un territorio, una regione, tenendo a posto i conti, sono dei valori importanti che vorremmo essere mantenuti, ma soprattutto ci teniamo a progetti come quelli di grande cambiamento che possono continuare. Siamo convinti, insomma, che c'è chi raccoglierà, saprà raccogliere in maniera positiva questa importante eredità. Raffaele Vitali, la provincia di Fermo, tra i gialli e i rossi, non dovrebbero rientrare anche i nuovi ospedali tra Ritardi, Fermo e progetto mai decollato per Napoli? Beh, Fermo l'abbiamo finanziato, voglio ricordare che era a zero, cioè il Salesi dal 2004 che doveva essere finanziato è un cantiere. Poi che i cantieri facciano fatica, di questo sono convinto anch'io. Ma se ci fermiamo per mettere il verde ai cantieri finiti, nelle infrastrutture in Italia il verde non piglierà mai nessuno. Cioè rischiamo di avere il verde per aver finito l'autostrada, ma sappiamo benissimo che è un percorso che è durato 15 anni. Queste sono le durate. Quindi mi sembra corretto, quando parliamo di infrastrutture, segnalare il fatto di aver finanziato, approvato, appaltato, mandato avanti un progetto infrastrutturale. E rispetto a, diciamo, altri settori, è chiaro che possiamo guardare il verde anche con l'obiettivo traguardato. Cioè, io credo che, essendo in Italia, sapendo come vanno le infrastrutture, il giudizio sia corretto, perché appunto ha permesso di svoltare con incrementi anche di investimenti notevolissimi. Cioè, per esempio, nel caso dell'ospedale di Fermo non è stato solo recuperato il vecchio investimento, ma è stato notevolmente incrementato, sistemata tutta la viabilità che non era prevista, espropri e anche addirittura un abbellimento archeologico con recupero di importanti reperti che non sapevano di avere. Cioè è stato fatto veramente qualcosa di notevole. In più è una regione che torna a credere in quegli investimenti. Io metto un semaforo più che verde. Certo, se l'idea fosse come in altri paesi che in due anni si fa un ospedale, si poteva mettere pure il rosso. Ma siccome sappiamo che in Italia per fare un ospedale mediamente ci si impiega 12 anni, io penso che il segno che ha dato questa giunta sotto questo profilo sia un segno molto forte. È un paradosso, è l'unico ospedale finito di tutto, è il Covid Hospital, ma quello l'abbiamo fatto in 3 settimane, quindi è tutta un'altra cosa. Del caso più Pesamandola, no? Che con la donazione, con il progetto donato, siamo a mettere la prima pietra, poi io di solito non la metto, quindi diciamo parte il cantiere, ma io ritengo un grande risultato proprio per il funzionamento delle infrastrutture del nostro paese essere arrivati al cantiere dell'ospedale di Amandola. Certo. Parliamo anche di infrastrutture che sono ben superiori anche a quello che era previsto in precedenza. Quindi io sono propendo per il verde in una condizione di, chiamiamo, un'accettazione di buon senso, che sa che finché non ci sarà una svolta importante, che è un governo X capisca che un paese moderno non può andare avanti con un ritmo di realizzazione delle infrastrutture del nostro paese, e ogni tanto sento un barlume di speranza quando si dice che il modello Genova, che ricordo essere le richieste che abbiamo fatto noi per l'area sisma, per la straordinarietà, potrebbero diventare lo strumento ordinario di questo paese, siamo fra quelli che tifano in quella direzione. E vi assicuro che non basterà, sarà un passo in avanti significativo, ma poi servono altri correttivi. Quindi direi che, riferito all'Italia, quello che abbiamo fatto sulle infrastrutture ospedaliere è stato un enorme passo avanti. Sempre Martina Marinangeli del Corriere Adriatico, chiedeva anche lei appunto sulla realizzazione dei nuovi ospedali e chiede a che punto siamo con il polo del farmaco, centrale 118 e molti faranno all'interporto? Beh, il 118 e il NUE sta andando avanti come organizzazione del servizio, in una struttura, chiamiamola provvisoria, insomma, che sarà in grado di offrire il servizio, quindi il servizio avanti. L'interporto
sta portando avanti il suo percorso di risanamento, che è la premessa per poter fare queste altre cose. E so che in commissione è stata mandata la Commissione europea, i famosi 8 milioni che vi ha messo a bilancio per risanamento del societario, è un po' un'erdorica in ritardo di qualche mese, meno grave forse come situazione perché più patrimonializzata, ma il meccanismo e il percorso gli assomiglia veramente tanto. Quindi sarebbe bello per me, in questo caso, poter completare questa fase perché ci apre tutte le altre. Purtroppo, diciamo, la situazione precaria è quella che ha tenuto in scacco anche le altre prospettive che pur come servizio vanno avanti. Una domanda per l'assessore Pieroni, che però si è attentato e magari le presenze nel 2018 le presenze turistiche totali regionali erano meno 50% rispetto al 2013. Se altri... No, ma guarda, posso dire. No, posso dire questo. Allora, è stato spiegato ampiamente che sul calcolo delle presenze turistiche è stato fatto proprio un cambiamento, chiamiamo, di sistema, di modalità. Io adesso non voglio dire la manifestazione, ma ne ricordo una che ogni anno aumentavano di 3-4 mila le presenze, arrivate a 50 mila hanno confidato in un grande acquazzone per poter azzerare il contatore, perché in realtà non le contavano. Quindi diciamo che si è usciti dalle stime e siamo andati a un conto preciso. Allora, confrontare dati omogenei in un mondo, confrontare dati, chiamiamoli fortemente statistici, con dei dati misurati, è confrontare cose diverse. Quindi non, è un confronto che io non farei. Man mano che si usa invece, come oggi, un dato molto più affidabile, è giustamente più facile anche confrontarlo con gli anni precedenti. C'è stato già un salto di qualità negli ultimi anni. Vi ricordo, un paio di anni fa abbiamo di nuovo ulteriormente affinato la verifica, e siamo, questo ci tengo a dirlo, fra le poche regioni che danno il dato vero. Cioè, vi ricordo che molte altre regioni continuano col dato di natura statistica, cioè fanno una stima di quello che è il dato statistica. Noi non facciamo la stima, facciamo un conto. Cioè, le due cose non sono esattamente la stessa. Io preferisco una regione che faccia di conto in maniera più precisa, perché così, programmando risorse e investimenti, lo possa fare in generale. Vi ricordo che quella dell'accountability era un punto di programma qualificante, si chiama trasparenza. Su questo penso che abbiamo fatto, non l'ho detto in conferenza stampa, ma dei salti di qualità spaventosi. Vi ricordo che le liste d'attesa 5 anni fa si misuravano su un campione del 10% delle visite. Siamo arrivati a un conteggio, chiamiamolo per distretto, cioè, ma fatto in una maniera accurata e quindi di tutt'altra natura, che ci ha permesso di programmare i servizi e ottenere risposte ben più significative. Allora, io ho chiuso le domande, ho due temi, perché poi il Presidente deve partire. Ho due temi: uno, elezioni, e l'altro è una puntatina breve sul Covid. Annalisa Pignanesi, centro pagina. Presidente, per le regionali si profila la data di settembre, del 20 settembre, con campagna elettorale ad agosto, è d'accordo? Ed è d'accordo che ci sia un election day? E poi Luca Fabbri chiede, dato che ha confermato di fare un passo indietro per favorire l'unità, come vede il suo futuro da qui ai prossimi mesi? Tornerà ad insegnare o resta in campo? Allora, la prima è quella della data. C'è stata già un comunicato ufficiale delle regioni, perché era stato detto che il 20 era una data concordata, e non era vero, è una fake news. Le regioni sul 20 hanno il dubbio di interrompere la scuola appena avviata, cioè voi sapete che molti seggi elettorali sono negli istituti scolastici e non ci sembrava un bellissimo messaggio aver lasciato i ragazzi fuori dalle scuole per 4 mesi, no? Che a rientro, la prima cosa che fanno, lasciano lo spazio ai seggi. E quindi si preferiva la data del 12-13 piuttosto quella del 6, piuttosto quella di fine luglio, che resta un'indicazione importante. Fine luglio sono pochi giorni, cioè o decide il governo da oggi e domani, altrimenti è una data che non esiste più, però quelle sono le indicazioni concordate fra le 6 regioni che andranno al voto. Il destino è quello del professore, io speravo anche nell'ombrellone, ma credo che l'ombrellone sia saltato, visto che le date che si propongono, a meno che non torni luglio, e quindi sarà interessante per i primi di settembre, se fosse il 13, praticamente finito, insomma, fatte le lezioni il giorno dopo, direttamente a scuola. Quindi quello è il mio lavoro e quindi ci torno molto molto volentieri.
Covid. Allora, Annalisa Pignanelli chiede notizie sui protocolli per le riaperture dei centri estivi. Faccio tutte e tre le domande. Sì, usciranno prestissimo. So che stamattina erano già pronti da parte di Santarelli. Poi Andrea Verdolini. E ci metteremo anche le colonie estive. Che mi ha chiesto. Andrea Verdolini, TVRS, che messaggio vuole inviare all'osservatorio sulla salute delle regioni che pronosticava la data del 23 giugno per avere il contagio zero. Beh, visto che oggi esatto, 23 giugno è quella corretta perché la prima l'avevano messa ancora più in là e quando hanno sparato la prima data noi già avevamo previsto che tra il 25 e il 30 maggio avremmo raggiunto lo zero in tutte le province. E dicemmo a loro, guardate che il 20, cioè, fine maggio arriva presto, quindi la vostra previsione che è sballata, non è che poi non ci si accorge, ci accorgeremo molto presto. E è successo quello che abbiamo detto, cioè che i dati più accurati, la previsione più accurata, che ci ha accompagnato in tutta l'emergenza Covid, ci tengo a sottolinearlo, cioè prima abbiamo ringraziato chi lavora con la regione, Marco Pompili, che ha seguito in modo particolare le curve epidemiologiche, è diventato famoso perché lo intervistano tutti, ma è stata la mia telefonata del mattino negli ultimi tre mesi, cioè anche stamattina ovviamente, stamattina in modo particolare con lo zero contagi, ma perché? Perché quelle curve non è che sono cose lì, servono per programmare, allora sballare quella previsione significa mandare un messaggio sbagliato a tanti italiani che vogliono venire in vacanza nelle Marche. Noi li abbiamo confortati con i nostri spot che sono andati per radio e televisione, credo l'unica regione che stia investendo nel messaggio del turismo in questo momento, ma perché anche l'Umbria è partita? Non l'ho sentito quello dell'Umbria, ho sentito solo il nostro, io sento solo quello delle Marche quando c'è la radio. E dicevo, siamo quindi condizionati anche da queste cose. Se andare a dire in giro che fino a luglio, fino a giugno, nelle Marche ci sono i contagi, è chiaro che non è il messaggio corretto, dà il segno sbagliato, ma oggi c'è la dimostrazione che era proprio sbagliato nel profondo, quindi sbagliato tecnicamente, sbagliato nel modo di raccontare le cose. Io vorrei dire un errore ancora più grave, dopo che gli abbiamo fatto notare che stavano usando un modo molto approssimativo di valutare quel numero. E infatti li hanno modificati quasi tutti un mese in avanti, un mese indietro, cioè dimostrando scarsa qualità, quindi ci si può fidare dei numeri che dà la Regione Marche. Oggi arrivano i primi pazienti al Covid Center di Civitanova. Ci sono molte polemiche anche tra i medici. È utile questo trasferimento ora? Alessandra Masti dell'ANPA. Beh, questo... io ho visto alcuni fra quelli che polemizzarono due mesi e mezzo fa quando trasformammo l'ospedale di Camerino in ospedale Covid, dicendo come si fa a togliere alla montagna un ospedale? Noi spieghiamo che ne trasformavamo tanti in ospedali Covid perché c'erano tanti pazienti Covid. Oggi quell'ospedale, grazie a Civitanova, torna alla sua funzione di montagna. Ma gli stessi che hanno polemizzato allora adesso dicono perché portate i pazienti all'ospedale di Civitanova? Ecco, io credo che questi atteggiamenti si commentano da soli. Essere contrari a portare i pazienti a Camerino, essere contrari a portare via i pazienti da Camerino. Noi invece eravamo convinti allora che fosse necessaria quella scelta, l'abbiamo fatta, e Camerino è stata straordinaria nel gestire i pazienti. Oggi ringraziamo Camerino facendo tornare alla normalità prima di quanto ci vorrebbe, aspettando che tutti quei pazienti guariscano. Ok, grazie a tutti. Grazie. Grazie.